prima partita impegnativa, questo diceva il calendario, poi altre si sono rivelate impegnative, difficili per il calendario. Diciamo che ad agosto, però, ho detto, questa è la prima, sì, contro diretto, tra virgolette, per le prime posizioni. Sì, però abbiamo visto, come hai ben detto tu, che su ogni campo, ogni domenica, portare a casa i tre punti è veramente difficile. Poi possono esserci delle squadre, tra virgolette, sorprese, che in questo momento quadro le puoi trovare in alto la classifica, però guardando un po' le partite che hanno fatto non è tanto sorpresa, non hanno, tra virgolette, rubato niente. L'Aglianese è un'ottima squadra, ben formata, un allenatore che gioca a calcio, solida, davanti sono cinici, forti, dietro hanno esperienza e struttura. Dovrebbero giocare con rombo, quindi torniamo a affrontare una squadra che gioca col rombo. Durante la settimana ho dato un giorno di riposo in più anche per quel periodo di adesso, di queste 5 partite in 15 giorni, quindi ho voluto dargli un giorno di riposo in più, e devo dire che forse ne avevano bisogno i ragazzi, perché hanno risposto da mercoledì, hanno lavorato molto bene con grande intensità. Mi sembra che posso dire che le sensazioni della settimana sono state molto positive. Poi logicamente la partita è un discorso a sé, l'episodio, la tensione, l'adrenalina non la puoi riprodurre in allenamento, quindi se devo fare un bilancio della settimana è positivo. Bisogno, quindi torniamo a giocare a distanza di una settimana, ma poi voglio dire, noi avremo invece due settimane consecutive con tre partite. Quindi la squadra ne aveva bisogno, e quindi la vedi un po' tornata negli ultimi giorni, vista che è tornata a livello fisico. Non che, perché comunque anche la partita di domenica nel secondo tempo siamo andati forte, però diciamo le scorie che ci hanno portato, le due sconfitte e una fatica, pesantezza di testa, non l'ho vista. Le gambe andavano, di lì testa erano liberi, e ecco, mi sembra di averli visti bene sotto questo punto di vista. Gli ho detto di non guardare le 5 partite che ci aspettano in queste 2 settimane, ma di prenderne una alla volta. La partita è quella di domani, dopo penseremo a tutte le altre. Dobbiamo battere forte colpo su colpo all'Aglianese. Se giocheranno a viso aperto, giocheremo a viso aperto. Se adatteranno qualcosa, cercheremo di andare più forti di loro. L'Aglianese, quando l'abbiamo affrontata, era prima in classifica, anche se erano passati comunque la quarta giornata di campionato, però era, secondo me, una di quelle che può stare là davanti.
La classifica in questo momento, logicamente, quando si dice non bisogna guardarla, però alla fine fa parte del nostro lavoro, quindi la guardi sempre, anche se non ha importanza ora, ma la devi tenere sempre in considerazione, perché poi rincorrere, lasciare punti per strada è difficile recuperarli. Dopo la partita di domenica, ancora prima di gioire per la vittoria, ho iniziato a preparare la partita di domani, dicendo che non possiamo permettere anche questa domenica di andare sotto, come è successo nelle altre partite, perché non sempre poi riesci a ribaltarla, perché magari non sei in casa tua, perché magari non hai le forze o perché anche per la bravura dell'avversario. E poi forse anche quel discorso, tornando al discorso che facevamo prima con Sandro, è vero il giorno di riposo, è vero che sono più liberi di testa, ma forse è anche vero che sentono l'avversario diverso e quindi anche mentalmente sei più presente, sei più sul campo. Quindi quel discorso che facevi tu è vero. Io l'ho percepito anche da quel punto di vista. Vuoi riposo, vuoi la vittoria, vuoi l'avversario che arriva domenica, i ragazzi sono più sul pezzo. Ti do un tema libero, ti do solo una parola, continuità, così ti viene È quello che sto cercando di farglielo, di fare capire ai ragazzi, perché se continui a fare l'alto e basso, alla fine tiri una riga e sei nel medio, nella metà, perché la media è tra l'alto e il basso, è esattamente una linea piatta che non ti porta da nessuna parte. Cercare di dare continuità di risultato ti permette di continuare a spingerti, di andare oltre e di avere più fame e di non. È vero, è la strada più difficile perché andare in salita in montagna ti insegna che è quella più brutta, è quella dove farà più freddo, è quella ci sarà più da tirar fuori qualcosa dal tuo corpo, però è l'unica strada che ti porta alla vittoria. Quindi quello che dobbiamo sapere è che sarà difficile, che sarà dura. Se però vogliamo andare in quella direzione, dobbiamo essere consapevoli che è la strada più, ripeto, è la strada più difficile, quindi è fatta di sacrifici, di umiltà, di aver paura dell'avversario, di temere l'avversario, di rispettarlo, ma non di andare nel panico. Tutte queste cose, di andare a cercare delle forze che magari neanche tu sai di avere come singolo e come squadra. Tutte queste cose qua ti portano a dare continuità, a diventare un gruppo che sa dove vuole andare, sa quanto è forte e quindi ha la consapevolezza dell'obiettivo. rispettano già un concetto di continuità, o se ne vogliono almeno quattro. Non c'è il numero esatto per dire la continuità. Il pareggio col Sasso Marconi devo ancora un po' digerirlo, perché comunque il secondo tempo l'abbiamo creato tanto. La vittoria in casa con domenica scorsa con la Bagnolese, per loro c'è ancora un palo che chiede pietà, perché era sull'1-1, quindi ci sono tante cose che poi vanno a compensarsi. Voglio i ragazzi che sanno, lo sanno già che spirito serve, lo sanno già cosa serve per portare a casa questa vittoria. Voglio che lo mettano tutto in campo e non si risparmino.